Viadante strada cagliaritana divisa in due da un punto di vista del commercio, almeno così dicono i negozianti che si trovano tra Piazza San Benedetto e Piazza Repubblica. Giovanni Rocca, lei dal 2001, prima sua moglie, adesso lei, gestite un negozio che vende abbigliamento e anche abbigliamento intimo. Qual è l'aria che tira a fine 2018? Ma diciamo che quello che gli hanno riferito i miei colleghi è esattamente quello che io ho verificato in questo 2018. La criticità è questa, nel senso che effettivamente una parte di Viadante è più commerciale, anche se questa parte è sempre stata meno commerciale anche in tempi non sospetti. Okay? Qui in questa parte si è sviluppato il food. Sono morte le attività come le nostre ed è aumentato il food, ok? Che quindi ci porta e comporta un movimento che è completamente diverso come orario da quello che è il nostro. E questa è una criticità importante. Perché? Perché effettivamente non possiamo godere del flusso di persone che esiste e che vorremmo che ci fosse anche in orari regolari. A Cagliari, tuttavia, c'è sempre più questo business del cibo, ovvero le attività nuove che aprono Sì. un po' in tutta la città, non solo nella centralissima Via Dante, sono legate prevalentemente, non tutte, ma la maggior parte al cibo. Esattamente. Faccio un esempio, io che abito verso lo stadio, in Via della Pineta hanno aperto un negozio che era un negozio di franchising di frutta e verdura, è diventato la formaggeria. Ora, con tutto il rispetto, spero che sia un'attività che vada molto bene. Quindi è un business che molti ragazzi, molta gente pensa che possa svilupparsi e glielo auguro, ma no, non è così perché alla fine satureranno talmente tanto il mercato che, come già sta capitando in certe situazioni, effettivamente poi iniziano, muoiono rapidamente, vengono risostituite e così via. E a voi che danni comportano, o meglio, la sua attività in particolare? Per Che quanto criticità? parliamo di questa tipologia di negozio, Della sua. no, diciamo che. Quello che a noi manca è il movimento creato da altre attività simili, da sfruttare come ripeto, movimento, come flusso di persone. Noi contiamo sul oggi come oggi, e quindi sino al 2018, sul movimento del attuale, cioè sul movimento creato dal nostro punto vendita, ma no, ci manca il movimento creato da altre attività. Che è anche quello di persone che capitano per la prima volta in questa zona. Ecco, questo purtroppo non c'è. E chiaramente non ci consente di aumentare quello che potrebbe essere il nostro business, fondamentalmente. Voi fin quando contate di andare avanti? Ma io ripeto, io vivo un caso un po' personale, quindi non ti sta qui a dire quanto. Io dico la verità, voglio arrivare. Mi mancano 2 anni per la pensione, quindi credo che fra 2 anni mollerò tutto, chiuderemo l'attività. Con grande dispiacere perché tipologie di questo tipo, questi negozi, stanno scomparendo a Cagliari. Il cagliaritano, la cagliaritana ha ancora bisogno di un rapporto umano che non c'è più, non c'è, E il capito? food rappresenta una criticità ulteriore dal suo punto di vista. Sì, perché ripeto, è una questione di orario il food. Se il food potesse aprire ad avere e esercitare la loro attività in orari come il nostro, è comunque movimento. Oh, è vero anche che il movimento creato da loro alla fine comunque fa passare le persone qui, le vetrine le vedono, le vedranno in orario diverso, le vedranno con una, come posso dirti, una, con una minore attenzione rispetto a quello che ci sarebbe bisogno. Però comunque passano. Ora, ripeto, se ci fosse un movimento orario diverso sarebbe sicuramente più importante.